scusate, giusto per, visto che siamo c'è qualcuno che ancora ha bisogno che gli si presenti chi è Stefano Pizzarelli? Domando. Allora, ciò posto, visto che non ha bisogno di presentazioni, però voi non avete ancora letto il libro, quindi io sono favorito da questo punto di vista. Vorrei segnalare la struttura del libro prima di tutto, perché costruire domani è un imperativo categorico, ma è anche una descrizione di come vanno le cose nel mondo di Quintarelli, che secondo me è un hacker buono totale, per cui oltre ad avere anche l'altro sistema delle telecomunicazioni, di internet e quant'altro, è andato al Parlamento ad hackerare quel sistema e effettivamente dopo due anni, un anno e mezzo di fatica e sofferenza, adesso riesce persino a provare i suoi disegni di legge, cosa che non è per niente ovvio. Quanti disegni di legge passano ad essere approvati, trattati e approvati? 2%. Quindi questo qua a questo punto sta facendo funzionare il Parlamento. Ha creato anche se stesso, perché per scrivere questo libro doveva modificarsi. Come sapete tutti, insomma, ha incontrato a un certo punto, non molto tempo fa, la grande falce che capita a tutti noi, e lì è addirittura diventato umano. Nel momento in cui è diventato umano è riuscito a scrivere questo libro, che è un regalo per tutti quanti, perché fondamentalmente serve per dire come funziona la costruzione del futuro, in base a quali regole, a quali regolarità, a quali leggi, a quali schemi, modelli, pattern si muovono i fatti che costruiscono il futuro. Lo fa con due capitoli, uno molto orientato a vedere quali sono le regolarità della costruzione delle innovazioni digitali e l'altro le conseguenze sulle principali strutture della società, in particolare le aziende, le organizzazioni. Il terzo capitolo è una sorta di applicazione dell'esercizio che abbiamo fatto nei primi due, quindi mentre nei primi due cerchiamo di riconoscere i modelli pattern regolari con i quali si muovono i fenomeni digitali in particolare, nel terzo c'è un'applicazione di queste cose, applicazione che consente di vedere quali sono le probabili, i probabili futuri di una serie di ambiti della nostra società particolarmente importanti, come la pubblicità, particolarmente rilevanti come i giornali e molte altre settori. Dopodiché c'è un ultimo capitolo molto breve, il che è significativo, relativo a come può essere il futuro delle istituzioni e dei modi di decidere. È molto breve ed è significativo perché c'è poco da dire, più che altro una impostazione su come deve modificarsi il ruolo delle istituzioni che decidono. Questa è un po' la struttura, quindi due capitoli per vedere come funziona la costruzione del futuro, un capitolo per provarla sui settori, diciamo, più attraenti, interessanti per l'esperienza di Stefano, e un breve capitolo per dire la politica come deve cambiare, come funziona. Poi ci sono le appendici, adesso basta, non occorre. Questa è la struttura. Sulle questioni relative alle regolarità segnalo che siamo di fronte a una impostazione di una persona che non ha nessun bisogno di vendere che il digitale è una figata pazzesca, non ha nessun bisogno di dire quanti pericoli e rischi produce, ha bisogno di descrivere quello che si capisce realmente di una cosa complessa e densa di conseguenze
su praticamente tutta la nostra società. E in particolare ci sono alcuni problemi che emergono e che sono interessanti. Io adesso suppongo che parleremo insieme, adesso voglio fare brevemente questa introduzione, perché immagino che in questa oretta scarsa che abbiamo insieme parleremo un po' tutti di quelli che sono interessati a queste cose. Però secondo me quello che è interessante non è soltanto ricordare che c'è la legge di Moore, le crescita esponenziali dei fenomeni e quant'altro, che sono le regolarità che un po' cominciamo a conoscere tutti, ma anche le loro principali conseguenze immediate, che sono per esempio la polarizzazione che emerge da una situazione nella quale si confrontano fenomeni come le informazioni, che hanno una loro dinamica immateriale orientata a funzionare sulla base della legge della cosiddetta power law, nella quale alcune cose assumono una enorme importanza e poi ce ne sono tantissime che hanno un ruolo sempre più specifico e di nicchia. Così come la legge, diciamo, della crescita esponenziale delle capacità di elaborazione computer e quant'altro, contemporaneamente si sviluppa come problema, nel senso che a un certo punto incontra il suo limite. E è molto interessante vedere un approccio di questo tipo, perché mostra come queste curve esponenziali tendano tutte a raggiungere il loro limite, e la forma reale è sempre quella della logistica, non quella, tanto è vero che a un certo punto il capitolo dice tende a raggiungere l'asintoto, la crescita di queste cose. E questo è un secondo argomento, adesso vi dico perché secondo me questi sono argomenti centrali per la discussione su questi modelli. Il terzo, ovviamente, il rapporto tra materiale e immateriale, che ha delle conseguenze economiche molto rilevanti su tutte le questioni della generazione di valore. Allora, secondo quello che dicevo prima, polarizzazione significa che non è vero ed è sbagliato pensare che tutto debba essere digitalizzazione, che digitalizzazione corrisponde a modernizzazione e benessere e felicità. Ma non perché ci sia dietro un cattivo, un oscuro utilizzatore della tecnologia, o un fenomeno che fa male al cervello o cose del genere, ma più che altro perché proprio la stessa logica con la quale si sviluppa il bene del digitale è anche la logica con la quale si vede una distanza tra chi vince e chi perde, tra chi capisce e chi non capisce, tra chi è connesso e chi non è connesso. Questa distanza, in assenza di altre cose, tende a crescere. Questa polarizzazione non è un bene, è un fatto, non è un male, è una conseguenza della stessa regola secondo la quale il digitale cresce e si sviluppa ed è pervasivo e cambia le cose ed è una tecnologia abilitante per molte altre questioni. Quindi democraticità del digitale no, semplicemente una tecnologia che vale un po' per tutto e che ha delle regole. Una delle regole è questa della polarizzazione, che ci conduce a dire occorre fare qualcosa, perché il bello di una tecnologia è se migliora la società, se la peggiora non è meglio. Secondo aspetto, l'esponenziale e l'asintoto è interessante perché una serie di utilizzi retorici delle regole del digitale hanno fatto pensare che tutto sia sostanzialmente inarrestabile e che non si, che la saggezza sia aderire al fenomeno senza esserne soggetti almeno un po'. Allora, questo aderire al fenomeno descritto come esponenziale, dunque tale per cui tutto verrà cambiato e travolto e radicalmente trasformato dall'accesso del digitale alla nostra società, è una visione che non solo
è parziale e forse in parte sbagliata, ma è misleading sul piano della conoscenza, perché si nota che invece tutto ciò che è esponenziale tende a smettere di essere esponenziale dopo un po' e a raggiungere la singolarità. Quindi, per esempio, la famosa questione della singularity e anche tutto il gasamento un po' scientologico che produce è misleading. Sulla dematerializzazione, che è la terza cosa che vi ho detto che mi sembrava rilevante per la prima parte dei due primi capitoli, nei quali cerchiamo di riconoscere le regole, i pattern di sviluppo della digitalizzazione, la dematerializzazione è particolarmente rilevante, quindi alla fine dei conti si becca il titolo e il secondo capitolo nel suo complesso. È molto importante per l'economia, per una quantità di questioni che vengono descritte in maniera molto semplice ma anche sorprendente nel capitolo relativo. Segnalo cioè, alcune di queste ne sappiamo, no? Abbiamo per esempio tutto il tema del costo di produzione, del costo di trasferimento, del costo di replica, che sono tutti cambiati in maniera talmente radicale che alcune parti dell'economia sono state travolte da questi cambiamenti. Però ci sono alcuni fatti che invece non abbiamo notato moltissimo, comunque non sono stati dibattuti tantissimo. Per esempio il fatto che i prezzi si sganciano dai costi. A me questo interessa moltissimo, perché fondamentalmente significa che i prezzi non sono né l'incrocio tra domanda e offerta, né i costi più il profitto, come erano quando io facevo lavoro, ma sono diventati frutto della posizione di potere dei soggetti che li fanno. Perché se io sono il monopolista dei sistemi di fare pubblicità sui social network, in quanto il mio social network è il più figo del pianeta, faccio il prezzo sulla base del mio potere di farlo. Oppure faccio il prezzo sulla base del mio potere di affidare a un'asta la fattura del prezzo, ma lo faccio io, lo decido io, voglio cambiare o cambio. Questo, oppure quando vendi software, è chiaro che puoi stabilire il software a un livello a capocchia, perché quando lo hai prodotto una volta la riproduzione software è gratuita e quindi ogni prezzo che viene dato al software è deciso dalla capacità di imporre quel prezzo sul mercato di chi lo produce. Quindi se questo è l'unico che fa il sistema operativo per il PC, oppure è l'unico che fa il software per produrre applicazioni per l'iOS, tanto per fare un esempio, che io sono apolista, lui no, diciamo che lo è stato, ha smesso. Io sono Luca, mi piace la Apple, vorrei fare a meno ma non ce la fa. No. A parte, questo è un elemento della smaterializzazione che è meno discusso ma che è molto interessante, perché il prezzo definito dal potere piuttosto che dall'incrocio domanda-offerta, anche perché l'incrocio domanda-offerta funzionava, e questo è Bocconi, quando c'erano i rendimenti decrescenti dei beni. Ma se i rendimenti, come nel caso dello smaterializzato, sono crescenti perché non c'è rivalità, la curva dell'offerta non è la stessa di prima, quindi non c'è l'incrocio dove si dovrebbe fare il prezzo, che era come nel caso del vecchio mondo materializzato. Una piccola motivazione, discussione politica interessante rispetto a questo aspetto del potere per determinare il prezzo sta nel fatto che il potere è spesso intrinsecamente connesso con la storia delle tecnologie. Quando le tecnologie ottengono la condizione per cui l'effetto rete le favorisce soltanto perché sono fatte così, quello genera un potere che è straordinariamente resiliente e non c'è dubbio che diventa, ed è particolarmente connesso al modo con il quale sono fatte le tecnologie digitali. D'altra parte,
E lì appunto il fatto politico è che tra l'altro è anche nella legge che Pittarelli ha appena presentato, ha fatto e ha ottenuto il sì alla Camera, che adesso deve avere, è molto interessante perché conduce a un tema di nuova antitrust, comunque di approccio alla salvaguardia della capacità di innovazione nel mondo digitale, perché se fosse tutto effetto rete senza nessuna possibile discussione, per esempio ciascun privato potrebbe creare un, che è riuscito a ottenere effetto rete, potrebbe creare il suo mondo dominante e inamovibile, e la cosa finirebbe in una situazione di grande tristezza, mentre il compito della politica sarà quello di alimentare l'interoperabilità tra le piattaforme e le strutture che hanno raggiunto l'effetto rete, e quindi di mettere in circolo le posizioni raggiunte di potere che l'effetto rete e il lock-in hanno generato. Una cosa a questo proposito che aggiungo e concludo è che si nota che in ogni categoria vince quello che ha vinto, e quello che ha vinto vince tutto. Ma è interessante osservare che questo avviene per ogni categoria di attività online. Mi spiego, se per esempio stiamo parlando di la categoria i motori di ricerca, come faccio a cercare i siti online? Ce n'è uno, ce ne sono 3, 4, 5, 6 che competono, uno vince e guadagna il 60, 70, 90% del mercato e non lo muove più nessuno. Ma non è che quello significa che domina internet, perché dopo un po' salta fuori la categoria social network e il motore di ricerca non ha nessun vantaggio nel vincere nella categoria social network. La categoria social network forma una nuova struttura competitiva, il primo che vince vince effettivamente tutto, gli altri sono molto indietro da tutti i punti di vista, ma è la categoria social network. Se durante il periodo nel quale continuiamo a parlare del fatto che c'è un social network che domina internet per stare conquistando, trasformando e portando da tutta la zona, in quel momento salta fuori un tizio che dice scambiamoci le case, scambiamoci le auto, scambiamoci il tempo, eccetera, e parte la menata della sharing economy, questa cosa qua è una cosa che su Facebook non governa per niente. Partono altre piattaforme, cercano altri login, cercano altri effetti reti. Quindi fondamentalmente i mondi di senso contano per stabilire qual è la partita che si gioca e qual è il potere che si cerca. All'interno di ogni mondo di senso vince il vincitore e gli altri vengono esclusi. E a quel punto la politica entra e dice noi vogliamo salvaguardare la capacità innovativa del sistema, quindi salvaguarderemo la neutrality anche senza nominarla come nella legge per sé citata, salvaguarderemo l'interoperabilità perché non è che ognuno debba per forza dominare tutta la partita della sua cosa, e favoriremo ulteriore innovatività in tutte le componenti del mondo smaterializzato e riorganizzato sulla base del digitale. Sui futuri dei giornali, della pubblicità, dei coworking, dei giardini, delle città e quant'altro lascerei al resto della discussione.